Abbiamo chiuso un quarter, abbiamo chiuso un trimestre sui mercati finanziari e sono cambiate delle cose. Abbiamo dei dati nuovi che sono stati aggiunti a quelli che sono i nostri indicatori. Ebbene, sì, ragazzi, perché questa settimana che è stata chiusa, una settimana un po' difficile per i mercati hold, una configurazione assolutamente pericolosissima, ne parleremo la prossima settimana. Ma essendo che abbiamo iniziato il mese di ottobre, sono arrivati nuovi dati per quanto riguarda le serie storiche di Bitcoin. Quindi ho pensato, andiamo a rifare il nostro classico recap perché l'ultimo l'avevamo fatto 3 mesi fa su questi dati, se vi ricordate, quel relativo appunto ai quarter di Bitcoin del mercato cripto, e andiamo a cercare di capire cosa ci dice la serie storica, la ripetitività delle serie storiche su questi dati. Per cosa aspettarci nei prossimi 3 mesi, cioè da qui a Natale. Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video di analisi, un video sui grafici. Sapete quanto mi piacciono i grafici, ma soprattutto in questo caso sono dati alla mano perché mi piace analizzarli e fare con voi una serie di riflessioni. Ragazzi, andiamo a guardarli. Sono dietro di me i Bitcoin Quarterly Returns. Andiamo ad analizzare l'atteggiamento. Vi faccio vedere anche che ancora Bitcoin, nonostante i ribassini di questa settimana, è leader incontrastato in questo momento sugli strumenti finanziari che hanno guadagnato di più nel 2020. Regge il confronto ovviamente con gli strumenti più importanti, indicatori, indici, scusate, e futures, non certamente con le stocks, perché le stocks del mercato americano alcune hanno performato decisamente meglio di Bitcoin. Poi andremo a guardare la correlazione. Insomma, ragazzi, facciamo una serie di analisi belle dure, belle rigide. Ok. Andiamo a fare anche le nostre conclusioni come sempre, ma prima di andare sulle tabelle dietro di me, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Questo è un appuntamento che facciamo ogni 3 mesi di analisi dei dati di Bitcoin da un punto di vista macro e li andiamo a vedere e ci sono delle conclusioni di cui voglio parlarvi, ragazzi, che sono essenzialmente importanti, le conclusioni simpaticissime. Quindi iscrivetevi al canale, ma soprattutto, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi dati. Allora, vi faccio anche un recap con quello che avevamo visto l'ultima volta quando abbiamo analizzato questo dato che era il quarter di Bitcoin relativamente ai ritorni del terzo trimestre. Terzo trimestre di Bitcoin che sostanzialmente vi avevo accennato, vedete, era quasi sempre stato negativo. Ancora una volta, come spesso capita, quando andiamo a fare un'analisi di serie storiche con pochissimi dati come quelli che avevamo, quindi 1, 2, 3, 4, 5 anni, 6 anni col 2019, sono pochissimi, ragazzi. Questo per farvi capire che anche spesso mi capitano qualche commento sui canali YouTube o sulle mail che mi dicono Bitcoin ha sempre fatto così, perché si riferiscono magari a 1 o 2 anni fa. Ragazzi, nelle serie statistiche il sempre non esiste, quindi in questo caso dobbiamo avere veramente dei numeri molto elevati. Però ci sono delle conclusioni da fare anche questa volta. Abbiamo avuto un trimestre per eccezione positivo, ragazzi, trimestre che era avvenuto in maniera positiva solo nel 2017. 2017, anno in cui i trimestri negativi non ce ne sono stati, vedete, erano tutti belli rossi, verdi verdi. E poi soltanto nel 2018 un mini rimbalzo. Quindi quest'anno, ragazzi, il Q3 è stato un anno di eccezione perché gli altri Q3 sono praticamente quasi tutti negativi. Anche questo in sostanza è una semplice zero in pratica, mentre nella bolla speculativa è stato fatto un più. Questo più invece di quest'anno, ragazzi, è molto interessante perché è un più 19, 18, scusate, quindi non è una cosa così, quindi non è semplicemente un atteggiamento positivo da niente. Quindi Bitcoin ha fatto una continuazione di questo che era il trend iniziato nel Q2 e l'ha proseguito nel Q3. Ora abbiamo iniziato il Q4. Allora andiamo a tirare le conclusioni relativamente al Q4 e dire verissimo cosa ci aspettiamo. Come abbiamo fatto nel Q3, andiamo a vedere anche questa cosa. Allora, intanto vi faccio
Notare come il Q4 in generale è molto variegato perché abbiamo 2015, 2016, 2017 fortemente positivo e poi gli altri anni negativi, ma solo nel 2018, ragazzi, è stato fortemente negativo. Gli altri anni il Q4 sostanzialmente non è negativo, è sempre stabile o un po' negativo, ma fortemente positivo quando parte. Cioè, questo ci dà anche una bella indicazione sui prossimi 3 mesi. Bitcoin potrebbe in effetti iniziare in sordina come sta facendo, ma poi magari andare a farci i famosi break e quindi distruggere, diciamo, tutta le resistenze per andare a fare i massimi storici e andare ad affrontare, ecco, quelli che sono i massimi storici di Bitcoin. Questo trimestre potrebbe essere effettivamente un trimestre adatto perché quando parte lo fa in maniera abbastanza importante. Ecco, il dato che otteniamo da questa tabella è esattamente quello, ragazzi. Un altro dato che otteniamo è che gli ultimi 2 anni il Q4 è stato negativo, quindi anche insomma, per un discorso legato alla ripetitività, potremmo provare ad avere anche un Q4 positivo, magari quest'anno, per insomma, fare, diciamo, questo atteggiamento. C'è però da dirvi una cosa: in questo caso, se guardate bene l'atteggiamento dal 2014 dei trimestri, abbiamo al massimo 2 trimestri positivi. Vedete, e 2 negativi, quindi Bitcoin in sostanza cincischia, va su e giù e poi fa 2 trimestri positivi e 2 negativi. La stessa cosa nel 2016, 2017 è un outliers, non conta, ragazzi, perché se è in bolla. Poi abbiamo un 2018 che ripete in sostanza il 2014 con un solo trimestre positivo, quindi anni negativi hanno un trimestre positivo e poi di nuovo vedete 2 trimestri positivi per quanto riguarda il 2019 e 2 negativi e adesso siamo qui, abbiamo avuto i nostri 2 positivi, abbiamo un negativo. Ora se quest'anno si ripete come il 2019 qui, avere un trimestre negativo non sarebbe una cosa estremamente difficile da fare. Bene, allora andiamo a cercare di capire cosa significa questi dati. Ragazzi, significa questo: che questi dati ci confermano una view che è poi quella legata all'analisi tecnica che noi già stiamo facendo da un po' di tempo. Se il mercato accelererà, il quarto trimestre potrebbe essere molto molto emotivo, quindi molto di natura positiva. Quindi se andiamo a fare un break magari di quella che è la resistenza in questione di cui abbiamo già parlato, 11.200, e Bitcoin ferma questo trend ribassista che sta avendo in questi giorni, potrebbe accelerare al rialzo, regalarci un quarto trimestre positivo anche importante, ragazzi. Perché no? Perché potremmo avere anche percentuali magari di più 20, più 30, perché vedete l'accelerazione, quindi la volatilità del quarto trimestre è abbastanza, diciamo, imponente rispetto al terzo, che di solito non ha una grande volatilità al di fuori di questa annata del 2014. Vedete, è della bolla speculativa, chiaramente, che c'è stata, ma ripeto, l'anno 2017 non va considerato. Di solito è un anno tranquillo rispetto ai movimenti di Bitcoin, un trimestre tranquillo, ma così lo è stato anche questo Q3. Abbiamo avuto più 17, che sì, insomma, sembrano grandi numeri, ma per Bitcoin nelle cripto, diciamo, non sono grandi oscillazioni. Questo Q4 potrebbe riservare sorprese se andremo a fare questo break, però è anche vero che rispetto alla sua struttura naturale, se Bitcoin vuole rimanere in un limbo come sta facendo, allora potremmo avere anche un meno 10 qui con grande tranquillità e chi si è visto, ragazzi. Cioè, questo significa che tutto rimandato al prossimo anno. In pratica, dal dato della serie storica sui trimestri otteniamo questa informazione. Ma ce n'è un altro di tabellina che volevo farvi vedere, che secondo me è ancora più carina. Ed è quella, ragazzi, la closing price di ogni trimestre. Questo per farvi capire come alcuni livelli sono molto importanti. Ragazzi, qui abbiamo, tralasciando, diciamo, il 2016, che insomma siamo a prezzi estremamente più bassi, questo è il massimo che Bitcoin fa nei trimestrali. Quando va a fare la chiusura del trimestre, Bitcoin ha fatto come massimo questo punto
questo livello, ragazzi, 13.600 dollari. Questo è stato un massimo di close trimestrale che, come vedete, non ha più ripetuto. Però, ragazzi, ha provato nel 2019, aveva fatto 10.059. Ma in questo Q3, questo ragazzi non conta perché è in corso, in questo Q3 abbiamo rotto il massimo del 2019 in tema di chiusura trimestrale. Se li guardiamo così, ragazzi, sembrano degli andamenti estremamente positivi perché nel 2019 il Q2 era stato chiuso con il massimo dell'intero anno, adesso abbiamo fatto un massimo. Doppio massimo, insomma, con il 2019, ma non siamo neanche distanti dai massimi storici in termini di chiusura trimestrale, che conta tantissimo, ragazzi, perché conta di più degli spike al rialzo, i famosi 20.000 dollari che hanno frutto di una bolla speculativa. Se questo trimestre dovesse andare vicino a questi livelli, potrebbe Bitcoin chiudere il 2020 con una close del trimestre ai massimi storici. Questo è il significato di questi dati. Manca poco, mancano 3.000 dollari, ragazzi. Si possono fare tranquillamente in questo Q4. Vedremo cosa succederà, ma secondo me sarà un Q4 succulento perché abbiamo le elezioni del presidente americano, quindi la volatilità impennerà alle stelle. Poi bisognerà vedere quello che succede, ragazzi. Però non so, io vedo questi dati e vi dico che secondo me potrebbe essere interessante quest'annata. Andiamo a vedere poi la year to date, il rendimento, il ritorno di Bitcoin. Vedete come stravince su quelle che sono gli indici più importanti come il Gold, ma anche l'S&P 500, che si riporta ad un terreno positivo rispetto al 2019, nonostante il Covid, il tasso di oscillazione dei dollari, va bene, e poi il terribile petrolio, ma vedete ancora una volta, soprattutto nei confronti di Gold ed S&P 500, Bitcoin li brucia e va in sprint a più 46,67% dopo questo trimestre chiuso in forte rialzo. Abbiamo poi altri due indicatori e chiudiamo il video da farvi vedere. Questi sono i due indicatori della correlazione, non si vedono molto bene, perciò ragazzi andiamo a vederli su un altro sito che io utilizzo per quanto riguarda la correlazione. Possiamo intanto andare a guardare la correlazione di Bitcoin contro S&P 500. Questa non è quella storica, ma è quella dell'ultimo anno. Una cosa volevo farvi vedere: questo flesso è abbastanza importante, ragazzi. Se dovesse scendere al di sotto di questo livello, potremmo avere nei prossimi mesi una fase di decorrelazione relativa, quindi a pochissimo tempo, tra Bitcoin ed S&P 500. Intanto Bitcoin si è decorrelato a S&P 500 nel mese di settembre. Quindi dal mese di settembre vedete l'andamento della correlazione è inversa, ragazzi. Quindi significa che quella che era quella correlazione, quella che era unione, quella vicinanza tra Bitcoin e i mercati delle hold si sta affievolendo. Questo meccanismo si chiama, in gergo finanziario, si chiama decoupling, quindi è uno scoppiamento di uno strumento finanziario correlato a un altro, che in effetti abbiamo visto questa correlazione dalla gennaio 2020 essere fortemente positiva. Questa è la correlazione con i mercati americani, probabilmente dovuta all'immissione di liquidità e a tutto il resto, ma qui sta cambiando un po'. Da quest'altro argomento, secondo me, è rilevante ed è un'altra indicazione che se Bitcoin riuscirà a dare lo sprint con la rottura di quel livello di resistenza di cui vi sto parlando, secondo me, ragazzi, potrebbe fare bene in questo Q4 perché probabilmente i mercati americani non accelereranno come Bitcoin e quindi noi qui avremo una riduzione del tasso di correlazione con S&P 500 che potrebbe avvenire
per via di un'accelerazione positiva di Bitcoin. Ovviamente, ragazzi, potrebbe avvenire anche per il contrario, ma io sono sempre in questo momento positivo e vi dico quello che mi fa piacere. Non parlo invece della correlazione dell'oro, se volete ve la faccio vedere, perché in realtà, ragazzi, la correlazione anche dell'ultimo anno, per esempio, sull'oro non c'è. Siamo a tassi di mancata correlazione, quindi non c'è nessuna correlazione tra Bitcoin e oro. Questa cosa è evidente, non c'è stata neanche negli anni precedenti, quindi non è una cosa visibile, come invece è quella relativa ai mercati hold. Bene, abbiamo visto allora tutti i dati macro e cosa aspettarci nel Q4. Cosa aspettarci? La view, secondo me, la bilancia è con una lancetta a favore della fase di alzista. È chiaro, ragazzi, che i mercati seguono sempre il trend, quindi come sempre quello che dovrà fare i Bitcoin è andare a fare un break delle resistenze e dare un'indicazione rialzista, altrimenti impossibile una ripresa da questi punti di vista. Ma analizzando questi dati, analizzando i dati storici, le serie storiche e storiche, la mancata correlazione, per esempio il fatto che si sta decorrelando anche ad S&P 500, potrebbe essere rilevante l'impatto di un break rialzista di Bitcoin. Secondo me, un impatto di un break della resistenza nel Q4, quindi in questo trimestre, potrà avere un enorme impatto. Mi è piaciuto anche moltissimo andare a guardare, anzi, ve lo rifaccio di vedere il discorso dei prezzi, ragazzi. Bitcoin quest'anno e in questo Q3 ci fa una close a 10.780 rispetto agli altri anni, è la più alta di tutti, ragazzi, tranne che quella nel 2017. Quindi siamo di nuovo a cavallo, abbiamo un cavallo vincente, secondo me. Vedremo quello che succederà ancora una volta. Mercati cripto sempre leader, quantomeno sugli altri. Voi cosa ne pensate e cosa vi aspettate per questo Q4? Come sempre, parliamone nei commenti. Per oggi è tutto. Buon weekend, ci vediamo lunedì. Ciao!